Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Il carnevale è dei bambini e questo lo sa benissimo Patron Manservisi. 106 luglio 2018 di Marco Raboni per TC100 Web TV. Che il carnevale è dei bambini lo sa bene Patron Ivano Manservisi, che di carnevale se ne intende visto che da 30 anni organizza il 100 Carnevale d'Europa, unico al mondo ad essere gemellato con quello famosissimo di Rio de Janeiro. Quando può non disdegna stare in mezzo a loro. Famosa la sua frase, meglio all'asilo che alla casa di riposo. E mercoledì scorso dove lo troviamo? Ma all'asilo dell'infanzia Antonio Giordani di Cento, in via Cremonino, proprio di rimpettaio al nuovo pronto soccorso. Una struttura diretta dalla dottoressa Marina Malagodi e comprende anche il piccolo teatro Borselli, un piccolo gioiello che ultimamente è molto frequentato. Qui si è svolto l'incontro con i bambini, ospitati nella struttura privata, fondata, ricordiamo, nella seconda metà dell'Ottocento dal centese ingegnere Antonio Giordani e da altri 238 volenterosi centesi. I bambini hanno preso d'assalto il patron con le loro domande a raffica e chi lo accompagnava. Non poteva mancare il grande artista centese, Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino, e la sua tavolozza piena di colori che tanto ha incuriosito i bambini, impersonato dal conosciutissimo Guido Bonzagni e dalla moglie. Poi insieme al patron non poteva mancare il re del carnevale, impersonato da Alessandro Ramin, artista centese a 360 gradi, passa con estrema disinvoltura dal canto alla scultura. Proprio lui ha tenuto alta l'attenzione dei bambini, coinvolgendoli in vari giochi, spiegando il filmato e proiettato e rispondendo alle loro tante domande. Ma sentiamo i protagonisti al microfono di Marco Raboni per TC100 Web TV, perché dai bambini si può tanto imparare e questo Patron Manservisi lo sa benissimo. Noi amici di TC100 vi salutiamo qui, ciao ciao e vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti con i servizi di TC100 Web TV online tacquinocentese.it. Ciao ciao! Carnevale dei bambini, siamo qui all'asilo Giordani, ringraziamo tutto il personale, oltre alla Presidente, la dottoressa Malagodi che
ci ha invitato e ci ha ospitato in questa splendida sede in mezzo ai bambini, che quando si dice carnevale si dice soprattutto bambini. Mi dispiace che manchi il direttore artistico per impegni, il grande Ricky, grande in tutte le maniere. Quindi, grande, alto. E quindi siamo qui, vedi, con tutti quanti un po' in rappresentanza di quello che sono l'anima del Centro Carnevale d'Europa, e ognuno adesso dirà le sue esperienze, dirà cosa diremo dopo a tutti i bambini qui insieme all'asilo, spiegheremo cos'è il carnevale. Assolutamente. Comunque, sì. Voglio dire una cosa, questo è vero, io dovevo decidere stamattina se andare al centro anziani o venire all'asilo con i bambini, ho preferito venire all'asilo con i bambini. L'amore, la passione per il carnevale nasce appunto a quell'età. Tutti noi da bambini siamo rimasti affascinati da questo mondo e soprattutto i bambini hanno il vero spirito del carnevale, che è la meraviglia, la gioia, il divertimento, guardare il mondo con occhi diversi. Questo è lo spirito del carnevale e l'unico modo perché questo si tramandi è cominciare veramente da bambini all'asilo. È il nostro posto, Ivano, forse è davvero il nostro posto. C'è scritto nel libro dei 20 anni del carnevale, e adesso tra poco ci saranno i 30, prossimo anno, e che io vidi il carnevale di Cento, che erano altre dimensioni, quindi non immagino pensare cosa pensano i bambini quando vedono questi colossi grandiosi, con Dino Corvini che mi portò, io a 7 anni, a vedere sotto ai fienili delle case di campagna come costruivano i carri del carnevale. Quindi pensiamo, l'ho ancora impresso, avevo 7 anni, è la prima volta che vedevo l'impatto col carnevale di Cento. Te lo posso confermare, lo stesso succedeva, me lo ricordo io da bambino, che con i miei nonni partivamo da via Gennari e ci facevamo tutta la strada per arrivare ai Capannoni. Era una festa, era una gioia, ed ero io veramente un bambino. Da lì è cominciata la passione, che non terminerà mai. No, è vero, no, perché è contagiosa. Assolutamente. Abbiamo fatto rinascere anche il Guercio, vedi qui di fianco. Sì, c'è. Io volevo ecco. Chiedere, quali sono i colori del carnevale? È un arcobaleno? È un arcobaleno, perché l'arcobaleno praticamente comprende quasi tutti i colori, perché non ci sono tutti, però quasi tutti. Però vedendo l'arcobaleno per noi vediamo tutti i colori. Infatti anche la mia tavolozza ha centinaia di colori. E poi loro hanno voluto toccare con mano, perché non è è proprio un disegno fatto con colori. Si sente, se uno spinge molto magari si fa anche male un dito. No, io volevo sapere dalla signora Guercino, com'è stare insieme a un artista del 1600? Allora, la signora Guercino ha cominciato da ragazzina ad andare sui carri di carnevale, quelli di Renazzo. Poi dopo io ho lasciato perdere, poi mi sono appassionata quando Ivano ci ha chiamato, e dopo tutto quello che è successo, se non era per Ivano il carnevale non saremmo qua. Perché il carnevale ti porta allegria, ti porta non da dimenticare, di vivere insieme a una vera famiglia, perché il carnevale è una vera famiglia. Noi ai 30 anni, si ha testimonianze proprio dagli affreschi di Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino, del 1615. Quindi le diamo le testimonianze. Bravo, e lui è. Difatti prima c'è un bambino che ce l'ha chiesto, ha detto: ma lui chi è? E dico: è il Guercio, è il Guercino. Ma come si chiama? Dico: Giovan Francesco. Ah, ma io dico: sì, sì, è detto il Guercino, perché guardiamo che l'occhio è il Guercio. È il Guercino redivivo, dal 600 ce l'abbiamo ancora qua. Sapete cosa gli hanno detto quando l'hanno visto in piazza vestito? Gli hanno detto: e le proprie Brotuguel, perché era sotto la statua. E proprio... Che è un gran complimento. No, voglio dire, è per la moglie, cioè, è una bella soddisfazione. Adesso iniziamo a fare una bella chiacchierata con loro e proviamo di, se riusciamo, io spero in loro, se riusciamo a togliere tutte le curiosità e tutte a raccontare le curiosità del carnevale e tutto quello che loro ci chiedono. E quindi è una grande soddisfazione, veramente, sul piano umano perché da bambini si ha le prime testimonianze. Sono già andati ai Capannoni a vedere i carri, come si costruiscono le maschere e robe del genere, e per ultimo siamo venuti qui, vogliamo vedere un po' l'organizzazione e robe del genere con i filmati, tutto quanto, e vedremo un po' di spiegare cosa c'è dietro a tutta questa meravigliosa famiglia.